Il 26 ottobre del 2021 ho presentato un'interrogazione all'allora amministrazione, il quale metteva in evidenza le criticità di via Puntale Arena, criticità che sono da diversi anni che non c'è una strada di collocamento, una via di fuga a norma di legge adeguata per gli abitanti della zona. Che segnalano diverse difficoltà nei mezzi di soccorso, vigili del fuoco, anche ambulanze, e quindi mi hanno segnalato i vari disservizi e io tempestivamente ho fatto un'interrogazione che per fortuna, dopo tante varie segnalazioni e varie interrogazioni urgenti, come ben detto, insieme al collega Sorbello, finalmente ieri nel bilancio di previsione abbiamo presentato un emendamento votato da tutta l'Aula affinché si possano trovare quelle risorse di circa 500.000 euro per creare una via di fuga che è intorno a 200 metri. Speriamo che la nuova amministrazione, che si insedierà nel prossimo futuro, prenda in mano questa situazione veramente drammatica per gli abitanti della zona e si riesce a risolvere una volta per tutte. Ci sono le risorse, sono state individuate nell'ambito di fondi disponibili per la manutenzione strade, soltanto che non erano specificati, non erano state precisate in sede di bilancio, per cui ho sentito il dovere, prima da cittadino e poi da consigliere comunale, di dover emendare il bilancio previsionale e appunto inserire specificatamente che 500.000 euro della somma di 1.271.000 credo utili per la manutenzione delle strade e siano destinate specificatamente a Puntale Arena, così come hanno fatto sapere gli uffici che si sono mossi in tal senso e hanno terminato finalmente il progetto per rifare la stradella di collegamento con la strada che fa da via di fuga agli abitanti di Puntale Arena per andare a Gravitelli, che passa dietro il borgo antico, che è veramente una meraviglia e che molti invito a visitarlo, perché da lì la Madonnina si può toccare con mano. È proprio di fronte alla Madonnina, è un posto, un promontorio al centro della città che dovrebbe essere valorizzato anche con l'arrivo magari di turisti. Finalmente i soldi ci sono, che questa era la cosa più importante, anche perché il dirigente, terminato il progetto, ha detto: noi siamo pronti a partire, possiamo mettere la prima pietra quando avremo i soldi. Adesso i soldi saranno svincolati da questo bilancio, che mi auguro verrà approvato oggi. Ieri è stato approvato questo emendamento importante e spero che oggi appunto si approvi tutta la delibera del bilancio, così già tecnicamente dai mesi successivi potranno partire questi lavori.